Benvenuti a tutti nel mio canale di Notizia Italia nel mio cuore. La storia di oggi è un nuovo dramma che coinvolge i membri del clan elisabettiano. Viene fuori una terribile scoperta, la sua tomba è vuota. I sudditi del Regno Unito sono increduli. Che grande shock! Mai successa una cosa del genere. Ecco lo scoop clamoroso che lascia senza parole. Terremoto nella casa reale inglese. I drammi della Royal Family inglese sono all'ordine del giorno. La regina Elisabetta e il suo entourage continuano ad essere i protagonisti di pettegolezzi e scandali che animano la vita di corte e suscitano la curiosità e l'interesse dei sudditi non solo del Regno Unito ma di tutto il mondo che è affezionatissimo ai componenti di una delle famiglie più chiacchierate e discusse del Royal World. La Royal Family si trova nuovamente nell'occhio del ciclone. Viene fuori dopo 20 anni una verità tenuta nascosta che ha lasciato tutti a bocca aperta: la sua tomba è vuota. Ecco cosa sta succedendo nel Regno Unito e perché si sta scatenando un caos mediatico senza precedenti. La sua tomba è vuota, viene a galla tutta la verità dopo 20 anni. Arriva direttamente da Buckingham Palace una verità sconvolgente: la sua tomba è vuota. Ci stiamo riferendo a quella della iconica Lady Diana. La principessa del Galles, ex moglie del principe Carlo e mamma dei rampolli inglesi, William e Harry, non sarebbe seppellita sull'isolotto di Oldthorpe Estate, dove fino ad ora si credeva che fosse. Questo luogo, che si trova nelle campagne inglesi, appartiene alla famiglia Spencer e oggi è meta di pellegrinaggio. Per visitare la presunta tomba di Lady Diana, i curiosi devono sborsare ben 22 euro. Tutta questione di marketing fa sapere Domen McGrady, lo chef personale della compianta principessa Diana che accusa il fratello di lei, Charles Spencer, di aver messo in piedi un teatrino mediatico remunerativo per la nobile famiglia. Non solo lo chef ma anche l'ex maggiordomo della principessa, Paul Berrell, è convinto che il corpo di Lady Di non si trovi davvero ad Oldthorpe Estate ma in un luogo a cui i visitatori non possono avere accesso, più precisamente a Kensington Palace. Solo i membri della Royal Family saprebbero, secondo fonti certe, dove si trova il corpo di Lady Diana. A lanciare questa indiscrezione è il settimanale tedesco Spaß für mich. Dunque, secondo le testimonianze dell'ex maggiordomo e dell'ex chef di Lady Diana, il corpo della principessa non si trova in quello che oggi viene considerato il luogo commemorativo a lei dedicato. Affermano questi esponenti dell'entourage elisabettiano che per lungo tempo hanno lavorato a servizio della principessa del Galles, che la tomba che si trova ad Oldthorpe è trascurata, coperta da vegetazione per nulla curata. Impossibile che la stessa famiglia degli Spencer non si preoccupi di curarsi, almeno dopo la morte, di Diana. I sudditi sono rimasti senza parole e vogliono adesso delle spiegazioni: dov'è sepolta davvero Lady Diana? Dove si trova il suo corpo? Queste domande per il momento non hanno risposta. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.